L'ippica non è solo corse, ma è fatta di storie, di emozioni, di traguardi raggiunti o falliti. Storie che siamo qui per raccontarvi. Benvenuti, inizia una nuova puntata di Eco TV Racconta. Che spettacolo! Questa è l'espressione preferita del nostro primo ospite, Giorgio Magni, che vive la sua passione per i puro sangue arabi come un bambino che entra in un parco divertimenti. Carlo Pelegatti ci racconta come per il suo ospite sia difficile trovare qualcosa di più emozionante e divertente di una corsa di cavalli. A me piace sempre raccontare storie inedite, storie nuove, storie affascinanti di grandi uomini dell'ippica, ma anche di uomini dell'ippica magari non grandissimi, ma tanto appassionati. E questa è la storia di Giorgio Magni. Da appassionati, io e mio figlio Luca dei cavalli, sempre per colpa mia, perché 30 anni fa, quando era piccolino, lo mettevo sui cavalli che avevamo al trotto a Torino, ma è una storia lontana, no? Non in prima persona poi. Abbiamo ripreso l'attività ippica qui a San Siro, affidandoci inizialmente alla struttura di allenamento di Feligioni. E c'erano lì due cavalli che mi piacevano e abbiamo preso quelli lì perché erano di Rossi, che puntava sempre a grosse, ad alti livelli, insomma. Quelli erano bei cavalli, ma non tali da. Ed erano Jeff e Eugene, due cavalli, diciamo, i primi e importanti, perché Jeff l'abbiamo tenuto fino all'età di 10 anni e l'abbiamo pensionato con una vittoria anche a 10 anni, con noi ha vinto 19 volte, quindi non grosse gare, però insomma, era un bel simbolo di Varese, era proprio un beniamino Varese. Jeff che è in vantaggio su Cara Zeudi e Blue Mont. Jeff nel tratto finale si sta isolando dal resto della compagnia, c'è solo lotta per le piazze, vince il vecchione, il 10 anni, ma indomito il leone Jeff. Viene a siglare nelle mani di Nicola Pinna per il training di Natalino Urraci, colori di Liga La Sela. Eugene, che era un cavallo per me anche migliore, ci ha dato una soddisfazione immensa con Satalia, perché nel frattempo ce l'avevamo messi con Satalia come allenatore, in quel di Pisa, vincendo un handicap principale, bellissimo, con un numero 18. Mamma che corsa, poi Eugene, Major Conquest all'esterno, Screaming Eagle, Eugene con Nunnale che lotta fin sul palo, Liu! Mentre ero con Satalia a Pisa, lui e la compagna, la Giada Menato, mi hanno proposto questo cavallo che recuperavano dalla Sicilia. In Sicilia facevano fare le corse, quelle per strada. Sì. Il cavallo si chiamava Triangle d'Or. Abbiamo preso, siamo andati avanti per un anno. Poi è arrivato a un certo punto il mese di marzo e abbiamo fatto tre corse a Treviso. Ne abbiamo vinte 3 di fila, arrivando anche a vincere il Duca d'Aosta. Triangle d'Or in vantaggio, l'ultima siepe, poi Mongioliano Merghibe nel tratto ultimo, abbassa bandiera Mongioliano e Triangle d'Or viene ad ampliare il suo margine per vincere di svariate lunghezze sul traguardo, almeno 6 o 7. Nel tratto conclusivo, larghissimo il vantaggio di, tanto che Davide Satalia si permette di accarezzare il collo del suo cavallo, di Triangle d'Or. Triangle d'Or in vantaggio, lo segue Aragold che ha staccato di molte lunghezze, un provato crack Kiki e nel finale l'esultanza di Davide e immaginiamo anche di Giuseppe Satalia per la vittoria di Triangle d'Or, numero 5 al traguardo, i colori della Liga La Sela. Poi lui si tuffava nella siepe anche se non vedeva niente, era uno spettacolo, sempre davanti. Cioè.
cavallo invece è una femmina, Fine Dream, che l'abbiamo tenuta in attività fino a quest'inverno e adesso l'abbiamo mandata a fare la fattrice. Era una cavalla, uno spettacolo, faceva sempre corse di testa e quando arrivava in fondo lei ci metteva ancora, cioè cuore grandissimo. Fire Dream in totale spinta nei confronti di Zinaide Griff e Love Improved, è in netta evidenza Fine Dream che nell'ultimo tratto è ancora in buon vantaggio, Fine Dream che viene a completare il tutto. Il presente e il futuro di Giorgio Magni, il futuro innanzitutto attendiamo il puledro di Fine Dream, speriamo di trovare un puledro con il suo cuore. Nel frattempo abbiamo qualche cavallino che ci dà soddisfazione, abbiamo Angry Duffy che è una cavallina di 5 anni, piccoletta, molto smilza, però c'ha che gli fai fare 1600 metri, 1400 metri, 2600 metri, fino in fondo e lei è lì che dà e se qualcuno rallenta un po' lei passa. Angry Duffy che è in vantaggio, Angry Duffy che prova a portarla a casa, all'esterno c'è anche Gordon Jacko che finisce forte, Angry Duffy. Ma soprattutto abbiamo ancora un cavallo abbastanza buono, che si chiama Belcap, è un cavallo che tecnicamente potrebbe fare molto bene, è un po' sfortunato, qualche problema ai piedi, qualche problema di vario genere, però ogni tanto qualche soddisfazione ce la dà ancora. Bel Cab allo steccato in piena spinta su Brillante Blu e ancora Jedi Master nell'ultimo tratto, Bel Cab che stravince. Prima cosa bella di venire qui è lo spettacolo di questo posto. L'ippodromo di San Siro è una cosa stupenda, è una meraviglia per gli occhi ed è bello essere qui, in qualche modo essere protagonisti. Poi la voce di Luca Galbiati, la campanella, sì, che la campanella, la cronaca. Quando tira fuori a quota Pacciarotta è uno spettacolo. Più rider o TikToker? Difficile dirlo, anche se una certezza su Alessandro Perri l'abbiamo. L'amore incondizionato verso i suoi cavalli. Cavalli che vivono coccolati assieme ad asini, pony e cani nella sua Up Luxury Stable. Lucilla Granata lo è andata a trovare per noi. Tre anni, nipote d'arte, lo zio infatti è Oreste Perri, pluricampione mondiale della canoa azzurra e campione olimpico da commissario tecnico. È rider e tiktoker, non troppo indeciso su quale sia delle due anime a prevalere. Ti senti più rider o più tiktoker? Perché tu sei molto social, un po' anche perché sei giovane. Allora, da qualche anno più tiktoker, mi piace un sacco io stare sui social, far vedere i miei animali, e divertirmi, seguire magari qualche trend che c'è e poi i miei animali devo dire che si prestano molto a fare i video e a diventare virali su TikTok. Io sui social ho cominciato proprio, già prima di avere quel posto qua, poi quando ho cominciato a fare i lavori qua perché ho costruito i box, ho costruito i paddock perché non c'era niente, ho sentito proprio il bisogno di condividere, la voglia di condividere questa cosa con altre persone, perché tanta gente che va a cavallo desidera il cavallo a casa, si dice vorrei il cavallo a casa, no? E quindi io volevo far vedere sia i punti belli e i punti brutti di comunque una costruzione, di una realizzazione di un sogno così grande. E quindi poi mi sento una persona molto estroversa, quindi mi piace raccontare e quando ho cominciato ho cominciato a condividere tutti gli step, sia i momenti felici, i momenti tristi, perché ci sono tanti, cioè comunque
non è facile, non è che tutti i giorni hai il sorriso e dici, cioè ci sono dei giorni in cui dici ma chi me lo fa fare o cioè è troppo, una cosa troppo grande per me. E quindi è bello condividere tutti questi, tutte queste sfaccettature. He was there at every show, no more jersey, just tuxedos. È giovanissimo ma ha le idee molto chiare e di certo il lavoro, anche quello molto duro, non lo spaventa perché la sua visione ha più forza di qualsiasi sacrificio. Io fin da piccolo ho avuto sempre una passione esagerata per gli animali, cioè io mi ricordo quando ero bambino, andavo a scuola, avevo sempre i modellini dei cavalli, dei cani, sono cresciuto in una casa con una cagnolina e poi mio papà è un maniscalco e penso che sia stato anche lui a aiutarmi in questa passione. E come rider quando hai iniziato a fare le... Allora io ho cominciato con il mio primo cavallo bianco là in fondo, Cody, che mi ha regalato mio papà quando avevo 9 anni, ho cominciato a fare le gare a 11 anni circa. Ma hai scelto il western? Allora ho scelto western perché mio papà è sempre andato all'inglese, ferra cavalli che fanno salto ostacoli, ma gli è capitato quel cavallo qua che era un cavallo da reining e quindi io, seguendo l'attitudine del cavallo, ho cominciato a fare reining per quel motivo lì. Sei partito con un cavallo bianco, adesso è un allora, gioco. Infatti, sono partito con un cavallo bianco che sembrava un sogno, perché io ho chiesto a mio papà di regalarmi un cavallo, che poteva essere qualsiasi cavallo, però è capitato lui. E poi ad oggi mi sono ritrovato veramente con una squadra di animali. È davvero un sogno, perché è sempre quello che ho sognato, avere una sorta di fattoria mia. Cody, il mio primo cavallo da gara, poi nel 2014 l'ho ritirato dalle gare, ma lui ha cominciato a fare le passeggiate con mia mamma e io ho comprato un cavallo più giovane, Snap, che è lì, che è ancora il mio cavallo da gara oggi. E poi ho la BB, sono tutti i nomignoli che uso qua. La BB, che è una fattrice, è stata anche lei una cavalla da gara e ha fatto un puledro che adesso è in addestramento proprio per prepararsi alle gare. Dicevi che ti sei trasferito qui, sì, che non nasci qui. In questo posto bellissimo da novembre 2020, dopo il Covid, quindi mi ci voleva proprio un posto bello dove stare con i miei animali, dove poter stare da solo, e è capitato questo posto e lì ha cominciato poi il crescere degli animali. Io sono arrivato qua con 4 cavalli, uno adesso è in addestramento, non c'è, e poi sono arrivati tutti gli altri, gli asini, i pony. E in effetti il suo Happy Luxury Stable è un luogo adorabile dove convivono in perfetta armonia cavalli, pony, asini e cani, alcuni dei quali con la stessa propensione social di Alessandro. Tutto me l'hai mangiato, tutto il gelsomino, tutto il gelsomino mi hai mangiato. Achille, che fai l'asino depresso? Achille, è inutile, oggi si deve stare in box perché piove. È inutile che cerchi di corrompermi in questo modo. Non esiste al mondo. Non esiste al mondo che tu faccia così solo perché vuoi andare al paddock. Io volevo delle mascotte, cioè proprio degli animali da tenere così liberi. Cioè me li immaginavo già liberi, che giravano per il posto, che poteva anche essere un altro. E poi, non so, ho visto con Achille, che è stato il mio primo asino, ho visto proprio che sono animali intelligentissimi, buonissimi, e quindi ho deciso di allargare la famiglia. Sono molto bravi, convivono tutti bene, insieme, vanno tutti d'accordo, si è creato il loro equilibrio. Per esempio gli asini stanno tanto con Snap, la Penelope, che è la pony, sta con la cavalla, Angelino lo chiamo, che l'altro pony, sta con Snap, ma poi loro quando vogliono escono, vanno avanti e indietro, vanno tutti d'accordo. Ecco, nel tuo futuro cosa vedi? Ma oddio, che bella domanda. Ma vedo tanta serenità con i miei cani, animali magari che possono finire la loro vita, che non sono stati fortunati, possono finirla in maniera tranquilla, però proprio solo benessere dell'animale rispettato a 360 gradi.
giovane siciliano ex ciclista, oggi guidatore e allenatore rampante, Roberto Ruvolo, che prima a suon di sacrifici ha scalato le montagne in bicicletta, oggi scala il trotto italiano. Matteo Muccichini è andato ad intercettarlo per noi nel quartier generale di Civitanova Marche e ha raccontato una storia che sembra essere solo all'inizio. La vita è un continuo incrocio in cui si deve scegliere la strada, quasi sempre senza poter tornare indietro. È il destino di chi ha sentimenti puri, di chi emigra, vuole affermarsi e di chi si immerge nello sport con tutto se stesso. Sembra l'identikit di Roberto Ruvolo, che a soli 32 anni ha già dovuto scegliere tra la sua terra, la Sicilia e le Marche, tra la sua prima passione, il ciclismo e l'ippica, e tra le mille altre professioni è quella di diventare allenatore e guidatore. A metterci lo zampino è stato il caso e l'amore, ma a vedere i risultati pare che questo sorridente messinese abbia imboccato la via giusta, tant'è che da quando ha tirato su la serranda si è già costruito la fama di giovane emergente. Piccolo iniziai con lo sport, poi il calcio, poi feci ciclismo, coltivando sempre questa passione dentro di me. Poi un giorno, quando ho smesso di fare ciclismo, un proprietario di papà, cioè un amico di papà, decise di portare i cavalli qui da Giordano Battistini, che poi fu colui con cui io iniziai a lavorare. Lui lì mi fece una battuta, mi ha detto: vuoi rimanere a lavorare? E io ero un po' titubante, sai, lasci la famiglia, lasci tutto, non l'avevi mai fatto per lavoro. Così iniziai. E poi una passione che ti prende sempre, cioè la passione ti prende sempre di più, ed è così iniziato, è diventato un lavoro per me. Quasi per esorcizzare il dolore del distacco, per non voler idealmente attendere la bicicletta al chiodo, Roberto ha usato l'esperienza di un passato sui pedali per sviluppare un sistema di training personalizzato, captando che le due discipline potevano avere delle similitudini nella preparazione agonistica. Il ciclismo ti insegna molto come sistemi di allenamento, sicuramente, però sai, questo è un mondo tutto diverso. Sicuramente l'anatomia del cavallo, riesci a capire magari anche dalle analisi se un cavallo sta bene, sta male, visto che l'hai provato su te stesso, perché sai, noi eravamo soggetti ad analisi facendo gli sportivi, quasi sempre. Sì, qualcosa è stato riportato, però poi giustamente il cavallo è tutt'altro, cioè lì il cavallo diciamo che è un velocista, lì è tutt'altro sport. Poi devo ringraziare, sicuramente sono stato accanto a delle persone, che un allenatore che mi ha, oltre mio padre che giustamente mi ha dato le basi, mi ha insegnato tantissimo, che ancora adesso mi sento è di Caterino, è Pino di Caterino, quindi e grazie a lui se poi sono riuscito a completare le due cose, tra ciclismo e cavalli. In certi allenamenti, guarda, sotto il diluvio, diete ferre, cioè nel senso, dovevi mangiare qua. Io poi avevo la fortuna di non ingrassare come adesso, ed è molto duro. Il ciclismo ti impara a soffrire, Matteo, guarda. Veramente, sai, anche quando non ce la fai, ma devi pedalare uguale. Sei in gara, non ce la fai, devi pedalare uguale. E io a volte cerco di trasmettere quello ai cavalli. Un inizio di basso profilo, le prime soddisfazioni e poi mattone dopo mattone arrivano le piccole imprese. Per chi è ancora sconosciuto e più, nel 2021 ha totalizzato ben 50 vittorie. Quasi come per una connessione inspiegabile o no, si possa pensare che i cavalli recepiscano l'essere parte di una stessa avventura, rispondendo positivamente all'invito a stringere i denti e a cercare il massimo con sacrificio e abnegazione. La ragazza mia, abbiamo deciso di comprare questo cavallo così per provare, ed è stato Runei d'Oro, un cavallo che diciamo ormai era dato per finito. Io piano piano mi sono messo lì, l'ho ricostruito, posso dire che mi ha dato delle soddisfazioni immense, sai, il primo cavallo non si scorda mai, come il primo amore. E da lì è iniziato, diciamo da quasi 7 anni, inizia piano piano, sai, inizi il primo, il secondo, poi i proprietari ti danno fiducia, qualcuno sì, qualcuno dice è troppo giovane, come fa, come non fa, sai, non è un mondo facile, quindi adesso per fortuna sembra che la strada sia,
spianata, non proprio ancora in discesa, però va bene così, sono contento di quello che siamo riusciti a fare. Da Runei d'Oro ad oggi, nel mondo delle corse, è ormai abitudine vedere la giubba fucsia volare, sia con i giovani che con gli anziani, ricostruiti con pazienza e minuzioso lavoro sui dettagli. Anche l'aspetto ambientale gioca un ruolo rilevante, perché sulla splendida collina di Civitanova Marche, a due passi dal mare, i campioni del passato riecheggiano. Qui sono nati e cresciuti i grandissimi campioni, i derby winner Sec Mo e Tinac Mo, e atleti eroici degli anni felici come Ebsero Mo e Atod Mo. Ed è qui che pian piano Roberto Ruvolo con il lavoro ha suonato al campanello della prima categoria con alcuni cavalli importanti. A me piace molto far adattare il cavallo a quello che vuole lui. Cioè mi piace che i cavalli siano tranquilli, sono uno molto che lavora sulla testa del cavallo. Qui abbiamo a Civitanova una pista dritta di un chilometro col sabbione, pista circolare di un chilometro. Si lavora abbastanza bene, mi trovo bene. Secondo me il cavallo bisogna curare testa, cuore e polmone. Quando curi questo è fatto tutto. Di cavalli importanti non ce ne sta uno su tutti. Diciamo che ho dei cavalli che mi porto nel cuore, come dicevo, Morgea, Valchiria, Asnaur de Rum, che è un cavallo che ho fatto 11 a Roma, tanti, Anastasia de Rum, sono tanti. Quindi uno su tutti no, non ci sta. Anche Vinicio, che mi ha dato tante soddisfazioni da allievo. Uno su tutti no, se dobbiamo dire quella più importante al momento, perché appunto per il suo piazzamento classico e per quello che speriamo, spero adesso da proprietario, che faccia in Francia, è Breila di Casei. Ora Breila di Casei per i suoi colori è in allenamento da Jean-Michel Bazir e già questo basterebbe per comprendere l'ambizione di chi non ha nessuna intenzione di fermarsi, nonostante si faccia fatica a tenere i piedi per terra. Ma Roberto è ciclista ed emigrato e guarda avanti con consapevolezza prima e poi con i sogni, sapendo di avere un futuro ancora da conquistare. Il sogno del cassetto mio al momento è, ti direi, corse di routine ne ho vinte tante e voglio continuare a vincerle. Però già partecipare ad un gran premio, affacciarsi ad un gran premio e magari, non ti dico vincere perché magari ancora forse troppo presto, perché tutti mi dicono che sono molto giovane per questo mestiere, sono un po' avanti, però vincere un gran premio, piazzarsi, è proprio quello, credo. Di idoli nel trotto ce ne sono, di professionisti che ce l'hanno fatta e che possono rappresentare un modello da seguire pure, ma quando si incontra un ragazzo di Messina che ha fatto il ciclista e che vive di sport, beh, l'esempio da seguire, è banale dirlo, è uno, lo chiamano Squalo ed il suo nome è Vincenzo Nibali. Vincenzo, sì, ci conosciamo perché ci allenavamo qualche volta insieme, essendo della stessa provincia. Io correvo col fratello in dilettanti, lo conoscevo lui tramite un carissimo amico mio che si allenava con me e che era suo cugino, erano parenti. Lui è un altro che, ti posso dire, ha fatto tanta cavetta e poi è diventato ciò che è diventato, quindi è un esempio da seguire. Lo sfidiamo al trotto, se vuol venire? Se fosse il caso, io però vado a Sulchi, perché non sono più allenato di andare in bici. Per oggi è davvero tutto. EcoTV Racconta ritorna la prossima settimana. Arrivederci.